come devi fare per pagare meno tasse e aumentare il fatturato con la comunicazione online. Oh, okay? Ce l'abbiamo allora tutta la parte. Finalmente veniamo alla scappatoia che il governo ti offre per pagare meno tasse. Questa scorciatoia si chiama società di capitali. Nello specifico oggi vediamo la SRL, società a responsabilità limitata. Quali sono i sarti? Sono una SRL, per esempio. Cioè, io questa cosa l'ho applicata, l'ho scoperta e l'ho applicata. Perché? Perché cacchio, predico vuoi bene. Vuoi pagare meno tasse e far crescere l'azienda, scommetto. Esatto, era proprio la mia intenzione. Ho capito. Il primo vantaggio in assoluto, ragazzi, è che la costituzione si paga una volta sola. Sono cifre, tra l'altro, al di sotto dei 1000 euro. Cioè, l'ho aperta un secolo fa e continua a scendere di anno in anno. Paghi i tuoi 100 euro di diritto annuale della CA, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura. Ok, perfetto. Dopodiché hai la tua pressione fiscale, che se ti ricordi prima c'erano delle voci che riguardavano società di persone. Questa non è una società di persone, è una società di capitali, quindi ha una diversa tassazione. Aliquota IRES pari al 24% sul reddito imponibile, quindi l'utile, differenza fra costi e ricavi. Perfetto, quindi abbiamo un'aliquota fissa. Ti ricordi ci prima che poco tanto. Ti ricordi prima che vediamo un'aliquota che aumentavano a scaglioni? No, qui è fissa. È fissa, che tu fai poco, fai molto, qua è fissa. Oltre a questo, pagherai l'IRAP, quella locale, ok? Quindi in base a dove sei, nello Stato, paghi dal 2 al 5%. Ma è finito. Cioè, faccio il confronto, l'SRL paga, 27% di tasse. L'azienda di persone, fino al 72%. Cioè, questa è la differenza di trattamento fra due aziende, che è derivante dal fatto che le aziende di persone non fanno le cose che lo Stato vuole. Quindi usiamo un termine, la ratio, il ragionamento che sta dietro a questa situazione. Numero uno, lo Stato vuole, ok, che gli utili rimangano in azienda, ok, in maniera che crescano. Cioè devono crescere, questa azienda deve crescere, ha fatto 10.000 euro, ha fatto 20.000 euro, ha fatto 100.000 euro di utili, investendoli ne farà l'anno prossimo 500.000, 1 milione. Perché? Perché è così che funzionano le imprese. Mentre la maggior parte delle aziende italiane si prendono tutti i soldi e lasciano l'azienda lì ferma com'è, ma sappiamo perfettamente che una cosa ferma muore, ok? Perché? Perché c'è l'inflazione, perché ci sono i casini, ci possono esserci le crisi, ok? Un'azienda che non cresce muore. O cresce. Hai una nuova manovra Monti, tipo. Ma per fortuna, cioè io mi rendo conto che al tempo ho perso il lavoro per la manovra Monti. Ma a posteriori penso, per fortuna che l'ha fatta, eravamo veramente nei casini. Ed è ciclicamente una cosa che fa il governo italiano. I politici fanno cazzate, e poi tocca mettere fuori un governo tecnico che mette a posto le cazze che abbiamo fatto. E noi non possiamo farci niente, mi spiace. Cioè, è una tecnica anche questa, no? Comunicativa. Punto 2. Lo Stato vuole che tu cresca, che assuma dipendenti, che versi l'IVA, l'INPS delle persone, i loro stipendi, e quindi ti agevola la società di capitali rispetto alle aziende di persone che notoriamente, la maggior parte delle volte, non prendono dipendenti. Prendono collaboratori, prendono familiari, fanno cose come il socio lavoratore, come cioè hanno tutti quei manini. Collaboratore familiare, ok, perfetto. Ho un'amica, per esempio, che ha lavorato per anni come collaboratore familiare e ha scoperto che il padre non ha mai pagato le tasse, i contributi. Cosa fa? Va a far causa al padre? Cioè, capisci? Lo Stato queste cose le sa meglio di noi, cioè le vede in continuazione e quindi dice, se tra le persone ti ammazzo di tasse. Società di capitali, allora forse vuoi lavorare davvero. Proviamo. Numero 3. Le impresine non fanno nulla per l'economia. Cosa vuol dire? Ragazzi, non è lo Stato che crea ricchezza, sono le aziende. Lo Stato al massimo la può amministrare e nel farlo ne sperpera la maggior parte. Questa è la verità sempre vera. Funziona così. Non esiste un'altra lettura della realtà. Questa è la realtà nuda e cruda, è l'obiettivo, l'obiettività. Quindi, se sa che le aziende di persone non fanno niente per l'economia, dice, oh, cazzo, le ammazzo di tasse, mi riprendo quei soldi e li gestisco io.
piuttosto che lasciarli a qualcuno che se li mette sotto al divano o se le sputtana, le rimetto io nell'economia. Ok? Quindi cosa succede? Anche se questo utile lo tiri fuori tu personalmente, socio, e te lo metti in tasca, te lo tassa, ok, al 60%. Ah. Quindi SRL... Non vuole che te li prendi tu. Non vuole che te li prendi, vuole che lo rimetti dentro per crescere. Quindi se rimani piccolo e fai il furbo ti spezza le ossa. Se lo usi per crescere, non ti tassa. E queste sono informazioni importanti da utilizzare, perché ti fanno capire quale direzione prendere per crescere meglio e prima. Primo passo da fare, sempre, è uscire dalla contabilità semplificata e passare in contabilità ordinaria. Perché? Perché in quel modo puoi capire meglio cosa scaricare e cosa no, puoi lavorare meglio sul tuo utile, capire dove pagare le tasse. Cioè, ragazzi, dobbiamo essere pronti a sapere prima, non ok, mi chiami il commercialista, cazzo, chissà quanto devo pagare quest'anno. Ragazzi, questo è il modo normale che hanno tutti quanti di fare le cose. Ha funzionato finché c'erano soldi da poterci nuotare dentro, oggi non funziona più. Perché? Perché l'economia non può più sopportare una cosa del genere. Ok, ma soprattutto devi crescere nel modo più veloce possibile. Se è vero che io pago il 24% fisso, che faccio poco, che faccio molto, allora tanto vale che faccio molto. E che quell'utile lo metto dentro in continuazione per crescere ancora di più. Poi, una cosa che non ho inserito, la cosa migliore per i soci è inquadrarsi come dipendenti. Perché finché l'azienda non è cresciuta al livello che voglio, e non me ne frega più un cazzo di quante tasse sto pagando, mi faccio pagare, ok, e quel costo viene scaricato dalle tasse, ok, perché i dipendenti vengono scaricati, non sono utile, ok, perfetto. Ma soprattutto quello che voglio lasciarti soprattutto è che non puoi basarti sull'economia italiana. Le aziende che non sono causa del loro effetto, ma questo è un po' difficile da spiegarlo, le cose che ti succedono a caso. Le cose vanno male in Italia e ti succedono cose brutte. Le cose vanno bene in Italia e qualcosa di bello magari ti accade. No, tu devi diventare la causa di quello che ti succede. Devi far succedere le cose. L'imprenditore è una persona che fa accadere quello che desidera. Devi... Il concetto quindi, che vuol dire, è le imposte nelle varie versioni che ci hai descritto sono come dei limiti alla tua azione, no? Per forza, perché quelli c'è. Però dentro questi limiti... fai tutto quello che è possibile per crearti autonomia. Cioè, in un modo o nell'altro, una parte di quello che guadagni va pagato in tasse. Beh, lavora su questi limiti e muoviti internamente affinché il tuo ciclo economico sia il più possibile indipendente da quello che succede fuori. È questo che intendi. Esatto, crea la tua isola di economia. So che è difficile proprio come pensiero, ma... Un'azienda che lavora bene e che crea un marchio forte, che ha una forte comunicazione online, che è amata dai propri clienti, va bene sia che l'economia sia buona sia che l'economia sia cattiva. E di casi di aziende che hanno avuto successo durante le crisi ne abbiamo a strafottere, ragazzi. In continuazione posso trovartene in tutti i settori. Mi mandi un messaggio, mi dici: Enrico, fai una puntata di un'azienda che è andata bene durante una crisi in questo settore. Io te la tiro fuori, ok? Sfidami, ci sono qua. Quindi c'è un'ultima cosa importante da dire, andiamo veloci. La risorsa più importante è il cliente. Cioè, tu devi pensare, ok, ho il capannone, ho le macchine, ho i dipendenti, il cliente. Asset, no? Asset. L'asset, infatti avevo scritto asset, poi l'ho cambiato in risorsa per quel discorso del compromesso. Della comprensibilità, sì. Della comprensibilità. L'asset è un qualcosa che ti rimane e che ti può dare un vantaggio. Il cliente, ragazzi, è ciò che ti dà il maggior vantaggio oggi, perché un cliente fedele, che ha fiducia in te, che ti ama e che ti paga volentieri, ok, tu hai 100 di questi clienti, fai un'offerta, hai fatto il fatturato, hai 1000 di questi clienti, fai un'altra offerta, hai sbancato il semestre. Perché? Sì, perché poi quando parliamo di asset, generalmente l'asset per l'azienda cos'è? È il macchinario nuovo, per esempio, no? Mentre in questo caso è molto diverso da un macchinario il cliente, perché non ti dà le spese di un macchinario, non ti dà la manutenzione di un macchinario, non ti dà l'impegno di un macchinario, e genera all'infinito. Il macchinario prima o poi finisce. Dico bene? Sì. Quindi devi acquisire più clienti possibile,
ottimi clienti, possibilmente, e lo puoi fare grazie alla comunicazione online, che è quello strumento che ti permette di andare là fuori con la tua azienda e prendere le persone per i capelli, portarle dentro. Perché la comunicazione online è tua alleata per abbassare il carico fiscale? Perché abbiamo detto abbassa le tasse grazie alla comunicazione online. Perché i costi della comunicazione sono detraibili e deducibili. Cioè, sono meravigliosi. Qualunque azienda può detrarre e dedurre i costi della comunicazione online. Cosa sono i costi deducibili? Ok, sono, poi c'è tutto il legalese che vogliamo. Fondamentalmente, molti costi non sono deducibili, quindi non vengono conteggiati per abbassare quello che è utile. La comunicazione online, visto che è un costo che fa crescere l'azienda, lo Stato è contento se spendi i soldi in questo. Cioè, riassunto di tutto il legalese possibile immaginabile. Ecco. Lo Stato è contento se spendi i soldi in cose che fanno crescere la tua azienda, in cose che hanno senso con la tua impresa. Per esempio, se lo fai paghi meno. Io ho alla schiena, alle spalle un sacco di libri, io questi libri li ho scaricati dalle tasse. Perché è formazione. Perché formazione per migliorare quello che è la vita della mia impresa. Io ho scaricato i corsi che pago, li scarico dalle tasse. Perché? Perché formazione per migliorare. I nostri clienti, quindi, tutto quello che investono tramite noi lo scaricano al 100% senza nessun ostacolo. Viene tolto dall'utile. Viene tolto dall'utile, che poi viene conteggiato per pagare le tasse, esatto. Fantastico. Quindi ti trovi a fine anno con quei 10, 20, 30, 50 mila euro da pagare di tasse, puoi pagare la comunicazione online per abbattere ulteriormente quelle tasse da pagare, cioè utilizzare quei soldi che avresti comunque dato allo Stato, puoi investirne per averne molti di più, perché investi un soldino, te ne torna 10, ne investi 50, te ne torna 500 e via andando. Ho capito una cosa stasera che non avevo ancora capito. Cioè, perché questi costi sono detraibili e deducibili? È quello che mi mancava. Me l'hai fatto capire stasera, perché c'è un motivo a monte, quindi lo Stato, perché valga la pena a loro che noi li rimettiamo in investimento, no? Cioè, mi rimangono 50.000 euro, devo pagare le tasse su 50.000 euro, la logica direbbe lo Stato vuole che paghi le tasse. Sì. Invece, la realtà è, lo Stato dice, se vuoi puoi pagare le tasse, ma se tu li reinvesti, quest'anno non pagherai le tasse su quei soldi, va che l'anno prossimo me ne paghi il triplo. Perché investendo hai aumentato il fatturato della tua azienda, è quello che intendi. È quello che intende lo Stato, se lo Stato fa una scommessa sul tuo futuro. Fantastico. E dice, cioè, se io ti lascio questi soldi e ti permetto di crescere, allora l'anno prossimo ne avrai di più. Avrai pagato gli stipendi, avrai creato ricchezza, avrai preso dei dipendenti, questi dipendenti magari li avrai fatti crescere. Starai pagando le tasse dei dipendenti? Esatto. Loro magari fanno famiglia, mettono su una casa, cominciano a consumare, tutte spese che poi tornano nello Stato. Cioè tu dai soldi ai dipendenti, poi i dipendenti li spendono, no? E quindi torna il circolo dei soldoni. Quindi a te come impresa, quale investimento si dice di più nella tua condizione personale? E quale strada ti conduce più velocemente al risultato, che nello specifico è abbassare le tasse e aumentare il tuo fatturato? A figlio dei professionisti. Noi lo facciamo in continuazione, abbiamo anche un fiscalista che ci appoggia in questa cosa, ci dà consigli su come realizzare meglio queste strategie. E poi abbiamo Umberto, che è il nostro tutor, che cuce strategie su misura perfette per il tuo obiettivo. C'è anche un dato interessante su questa cosa, perché allora, nel momento in cui io ho una cifra, io la faccio facile, Enrico, permettimi proprio di semplificarla e banalizzarla. Ho una cifra e devo decidere se darla allo Stato o investire. L'investimento non è solo un passaggio di soldi, c'è anche un investimento emotivo, ci sono solitamente delle cose da fare, è un po' più faticoso che pagare le tasse, no? Pago e sono a posto, investo, faccio cose. E poi qual è la grande differenza però lì? Se tu scegli di investire, ci sono due strade. Investi bene, investi male. Investi bene, investi male. È come andare in palestra, no? Cioè, io decido di andare in palestra, magari
se qualcuno ha visto, ha sentito, ha seguito la mia puntata, trovo anche una palestra che risponde alle mie chiamate. Vado perché voglio fare i pettorali. Allora mi metto lì col mio bel peso della Technogym, con la mia macchinaria della Technogym, spingo come un assassino un mese, due mesi, tre mesi. Se lo faccio bene, seguo le indicazioni del personal trainer bene, mi alimento bene, c'è una certa costanza, alla fine di tutto io ho i pettorali. Se lo faccio male, non solo io alla fine di questi mesi non ho i pettorali, io alla fine di questi mesi mi sono fatto un danno alla schiena. Probabile, sì. Mi sono rovinato forse per sempre, o forse dovrò spendere più fatica, più tempo, più ore in palestra per rimettermi a posto la schiena. Perché faccio questo discorso? Perché nel momento in cui tu decidi di investire, perché per esempio vuoi non evitare di dare i soldi allo Stato e usarli tu, è importante capire in che direzione investire, da che parte devi andare. Se vai in quella giusta, aumenta il tuo fatturato, aumenta il tuo utile, abbiamo visto un po' di dati, abbiamo dei casi studio interessanti e funziona. Se l'investi male, il pensiero logico è: faccio la pubblicità online, no? Comunicazione online, lo faccio male, non mi arrivano i clienti. No, in consulenza mi arrivano degli imprenditori con delle azioni fatte nel corso del, magari dell'ultimo anno, ultimi due anni, ultimi 10 anni, così sbagliate che recuperarle costa molto di più che ricominciare da zero, che ci vuole un impegno economico e di tempo enorme per ritornare a una condizione accettabile. Cioè, se tu fai poi questi investimenti, sicuramente non paghi le tasse, ma se le fai dalla parte sbagliata, ti crei un danno tale che era meglio pagare le tasse. Allora, se devi andare dalla prima web agency che passa, io sono schietto, perché tanto se stai seguendo questa puntata, questo webinar, c'è un interesse da parte tua a capire qual è la direzione giusta. E io sono sicuro che tra le persone che stanno seguendo il webinar oggi c'è il mio prossimo cliente fantastico. Cioè, se sei già lì, no? Allora, voglio dirti questa cosa, occhio, perché tra investire bene e investire male non c'è solo farli fruttare e non farli fruttare, c'è anche farsi male. E ne ho viste di tutti i colori. Giusto, piccola parentesi, stiamo lavorando con la squadra, con Enrico, a un progetto di un nostro cliente che ci ha chiesto un progetto e abbiamo dovuto, non avevamo altra strada, dirgli: devi aprire un nuovo brand, devi creare una nuova azienda pubblica, un nuovo nome, un nuovo sito, dei nuovi social, devi allontanarti il più possibile dalla tua attuale azienda, perché la tua attuale azienda è irrecuperabile. E uno dei motivi per cui è irrecuperabile è perché per anni ha venduto prodotti di altissima qualità a un pubblico molto vasto, ma con prezzi così bassi, con delle marginalità così basse, che lavorare con quelle marginalità, giusto per darti un esempio, lavorare con quelle marginalità è inutile. Inutile perché sono talmente basse che il costo acquisizione clienti supera la marginalità e tu vai in perdita ogni vendita che fai. Cioè, direi che è abbastanza grave, no? In più, è talmente bassa la marginalità che andare semplicemente ad aumentare il prezzo su quel prodotto farebbe andare via tutta la clientela che hai costruito negli anni, completamente. Quindi cosa ci tocca fare? Ripartire da zero. Fortunatamente questo cliente adesso lo stiamo seguendo e so già che andremo nella giusta direzione. Ma cosa è successo a quel cliente? Quel cliente ha fatto le sue pagine social, il suo sito, il suo e-commerce, i suoi funnel, le sue newsletter, tutto dalla parte sbagliata, prendendosi una fetta di mercato che non può creargli danni. Devi investire invece che dargli allo Stato. Questo è il mio consiglio, ma investili anche dalla parte giusta. Vai sui saltidelweb.it/tutor, prenota la tua consulenza su misura, gratuita e senza impegno, bisogna dirlo, perché almeno in questo incontro scoprirai da che parte devi direzionare lo sguardo per non farti male.